A Venezia eh, il movimento eh, resistenziale è in grado di iniziare l'insurrezione eh, relativamente più tardi di altre città. Eh, infatti l'insurrezione eh, inizia nel pomeriggio del 26 aprile in un luogo molto particolare, che è il carcere di Santa Maria Maggiore, dove erano trattenuti la maggioranza dei eh, detenuti politici eh, presenti a Venezia. Questo accade perché eh, una delle guardie, un maresciallo eh, della polizia penitenziaria, eh, fa parte del CLN e, d'accordo con eh, alcuni dei detenuti politici, eh, riesce a orchestrare una rivolta interna eh, che in realtà è più una presa di controllo da parte eh, appunto dei politici eh, del carcere. Eh, abbiamo così il luogo più delicato, mh, quello che sarebbe stato una sorta di problema mh, nel caso di un'insurrezione, perché era pieno di ostaggi che i tedeschi e i fascisti avrebbero potuto usare per rappresaglie, che di fatto non solo non costituisce più un problema, ma diventa un primo caposaldo libero eh, nella quale l'insurrezione è già iniziata. I tedeschi ovviamente e i fascisti cercheranno di riprenderlo, consci di questo aspetto, eh, ma non ci riusciranno. Ci saranno diversi assalti durante la notte fra il 26 e il 27, ma alla fine i tedeschi si ritirano e le brigate nere letteralmente si sfasciano e a un certo punto si ritirano anche loro. Eh, perché infatti eh, il 27 vediamo l'insurrezione estendersi anche al resto della città, del centro storico di Venezia. Eh, I commissari di PS, il comando della Guardia di Finanza, la Prefettura passano sotto il controllo del CLN, eh, l'ospedale viene liberato nel pomeriggio e, e anche qui vengono liberati alcuni detenuti presenti nella zona che avrebbero potuto essere usati come ostaggi, eh, mentre in realtà... Ehm, tutto il resto della, della città viene man mano liberato. Uh, Un'azione importantissima è quella del, uh, che porta all'occupazione all del comando della Guardia Nazionale Repubblicana uh, a San Zaccaria. Molto importante perché anche lì vi era un'aliquota di detenuti politici trattenuta e erano, uh, erano presenti all'interno. Uh, alcuni dei più importanti torturatori e organizzatori della lotta antipartigiana a Venezia. Eh, cito fra tutti eh, Vai Frozzani e Hernani Cafiero, che erano i, alcuni fra i più noti torturatori e fucilatori eh, veneziani. Con uno stratagemma si riesce a entrare, eh, si riesce a immobilizzare queste persone, si liberano e si armano i detenuti, e a quel punto eh, quello che è ancora eh, a Venezia il reparto più temibile dal punto di vista militare, viene, fascista, viene decapitato. Eh, infatti la conseguenza è che il giorno dopo, il 28 aprile, la Repubblica Sociale Italiana presente a Venezia sostanzialmente collassa. Eh, tutti i comandi si sciolgono, eh, la Casa del Fascio Calittoria, che era una delle tante ville tristi presenti a Venezia, eh, in Italia, dove eh, venivano torturati partigiani e patrioti, viene occupata sostanzialmente senza sparare un colpo, e a quel punto eh, il federale del PFR veneziano e il comandante della GNR eh, si arrendono e sostanzialmente facendo così decretano la fine di buona parte della resistenza, eh, della resistenza eh, fascista a Venezia, con un'eccezione, quella eh, della decima massa che era presente in forze eh, nel, nel collegio dell'ex GL a Sant'Elena che è... Alla punta estrema di Venezia, vicino al Lido, eh, nel quale erano presenti elementi eh, estremamente mh, addestrati dal punto di vista militare, fra cui i nuotatori paracadutisti, e eh, questi resteranno chiusi. Cercheranno di fare una, una sortita, ma verranno respinti dai partigiani. E si chiuderanno dentro eh, questo collegio, mh, dove poi si arrenderanno agli alleati il 7 maggio, quindi molto tardi. Eh, I tedeschi invece non, mh, non, non danno segni di cedimento, anzi minacciano la distruzione della città, eh, dicono che eh, si aspettano una resa condizionata nella quale loro sostanzialmente possono ritirarsi come vogliono e contemporaneamente cercano di mettere in atto la loro politica di guerra bruciata, cioè di colpire e distruggere tutto quanto di valore sia rimasto a Venezia prima di andarsene. Questo non, non, non viene permesso perché eh, il piano dell'insurrezione prevedeva la difesa dei punti sensibili della città, quindi eh, il ponte lagunare che all'epoca si chiamava Littorio e poi è diventato il ponte della Libertà viene presidiato. Eh, il, la zona portuale, particolarmente importante anche perché c'erano alcuni depositi di carburanti che avrebbero potuto esplodere e che erano già stati minati, vengono difesi dalla, dalla brigata Biancotto. Che impedisce la quella distruzione. Questo vale anche per l'arsenale che era sotto controllo tedesco e lì gli arsenalotti e i membri delle brigate partigiane, soprattutto eh, la Biancotto, ma anche un paio di brigate che hanno mandato degli elementi della terraferma, riescono a mettere in sicurezza l'arsenale, le varie strutture della marina, le polveriere, anche queste importanti nelle varie isole, e quindi mh, un viene effettuata una forma di controllo del territorio. Alla fine i tedeschi eh, sono costretti a ritirarsi, eh, viene raggiunto un accordo di una resa condizionata per cui eh, i tedeschi, affluendo da varie parti della città, eh, arrivano a San Marco dove è presente il Platz Commandantur, eh, e da lì eh, si imbarcano su delle motozattere che eh, lasciano eh, la città di Venezia e si dirigono verso la terraferma dove poi sbarcheranno per continuare il loro viaggio verso casa. Il, questo, questo succede fra il 28 e il 29 e eh, sostanzialmente si può dire che nel pomeriggio del 29 aprile 1945 la città è eh, sgombra eh, da, da truppe nazifasciste. Tanto è vero che quando nel pomeriggio di quel giorno arriveranno le prime truppe alleate a Piazza Le Roma, che è il punto d'accesso stradale per la città, erano truppe neozelandesi appartenenti all'ottava armata inglese, la città è libera. E questo poi verrà eh, confermato dal generale Mark Clark, che comandava le truppe alleate eh, in Italia, che dice che nel momento in cui loro sono arrivati, Venezia era una città libera.